Salve ragazzuoli e benvenuti in questo nuovissimo video. Oh sì, come avrete letto dal titolo, finalmente andremo a vedere queste magiche 7 funzioni di iOS 15. In questo momento in realtà YouTube dovrebbe essere pieno di video di ecco geek come me che vanno a spiegare le funzioni di iOS 15, ma non li ho visti tantissimi, credo. Quindi oggi molto semplicemente muniti del mio nuovissimo iPhone 12 e spero di aver fatto appunto il video dove faccio vedere iPhone 12 verso iPhone 13 e del perché, ecco, siamo rimasti tutti un po' delusi dall'ultima uscita. Comunque non perdiamo in chiacchiere e iniziamo a vedere le 7 funzioni secondo me più fighe che hanno aggiunto con questo iOS 15 e che andranno ad agevolare tantissimo la nostra vita. Per la prima volta sono cose veramente di vitale importanza che io tra l'altro avevo già non previsto, però che speravo le implementassero in futuro, era da anni che le volevo e finalmente siamo riusciti. E cosa sto intendendo con questo? Esattamente secondo me quella più importante di tutte, ovvero il leggere il testo dalle foto e copiare. Non ha un titolo questa cosa, comunque se andate a prendere qualsiasi cosa che abbia una scritta, quindi se andate a fotografare o inquadrare qualsiasi scritta e premete quell'affarino, sì, quel simbolo in basso a destra, potrete andare a fare una specie di scansione barra foto a queste scritte. Una volta che avrete fatto questa foto, ripeto, barra scansione a queste scritte, vale con qualsiasi cosa che abbia un font, ecco, leggibile, potrete letteralmente andare a copiare tutto il testo, inviarlo, condividerlo, oppure copiare solo qualche parte del testo. E ragazzi, questa è la cosa più comoda del mondo. E voi direte, ma più o meno, fermi, vi spiego io subito. L'altro giorno dovevano mandare, cioè qua perché, capito, noi millennial, non so se vale questo termine con me, vabbè, ho 20 anni, sì, vale, comunque contro i boomer è tipo una guerra. No, praticamente l'altro giorno ero in una conferenza, videoconferenza comunque sul PC, e questi boomerazzi hanno detto, allora adesso collegatevi a quest'altro link perché ci sposteremo in quest'altra stanza. Questi boomer idioti che cosa hanno fatto? Hanno fatto vedere il PDF, la slide con il link. Noi ovviamente non potevamo cliccarla perché era ripresa dal PC. Erano tutti, oh, mandatela in chat che magari possiamo entrare anche noi e non copiare una stringa lunga così, che chi ha voglia. Allora tutti ho fatto lo screenshot per sicurezza, ho detto, vabbè, se dovrò farlo lo farò a mano. Ragazzi, ora non più, tutto ciò è successo tipo una settimana prima che uscisse iOS 15, quindi un po' sfigato. Però ecco, dovesse succedere di nuovo, bam, prendi, fai foto per sicurezza, perché lo puoi fare anche più tardi del copiare ovviamente la scritta. Se no puoi semplicemente inquadrare, copiare il testo e finalmente collegarti anche a queste, cioè sì, se ci sono boomer nei paraggi quindi non sanno inviare una cosa in chat, e questo è il meno, cioè nel senso, questa è la cosa utile che appunto mi è venuta ultimamente perché mi è successo qualche settimana fa. Altrimenti volete copiare, non lo so, un menu, una scritta, una canzone, qualcosa da un cartellone, da un biglietto da visita, da un poster, potete farlo e questa roba è la svolta. Ok, scusate se sono così gasato, ma questa è stata la cosa più bella che potessero fare. Adesso iniziamo anche a vedere un po' che cosa hanno rivisitato. Per cominciare direi dall'app Meteo. Ragazzi, l'app Meteo, io sono uno di quelli che la usa spesso e questa cosa è una figata. Prima di tutto, vabbè, va per il fatto che ha cambiato il look, quindi hanno finalmente fatto un restyling fatto bene, e da grafico vi posso dire che questa cosa è veramente molto molto fatta bene. Non che prima facesse schifo, ma questa è decisamente meglio, molto più minimal, pulita, elegante, un restyling corretto e avanzato. Quindi si può dire anche che l'UX design che è stata aggiunta in questa schermata, anche se non è un sito, comunque è una user experience veramente easy. Devi solamente scrollare in giù e hai fatto tutto, hai tutte le nozioni, tutte le notizie, una figata, è veramente un feed simile a quello delle news di iPhone. Comunque l'aspetto più figo è appunto che c'è la qualità dell'aria. In teoria doveva esserci anche, cioè c'era anche prima in iOS 14, però adesso è molto molto più figo perché prima non c'era la mappa, adesso credo, sì, non c'è, io non l'ho mai vista. Ora c'è la mappa, dove puoi vedere la temperatura di tutto il mondo e la qualità dell'aria in tutto il mondo, ed è una figata assurda. Ad esempio io purtroppo sono in una zona semi arancione, quindi la qualità dell'aria non è bellissima, ma non è bellissima in nessuna città in Italia. Devi andare tipo nei monti, nelle Alpi, e lì è pulita, vabbè, ci mancherebbe. Quindi devo dire che sì, l'app Meteo ha veramente fatto passi in avanti, è molto molto più comoda e dà tantissime notizie in più. Per passare a un altro restyling, ragazzi, direi di andare su FaceTime. Chi è che non ha mai usato FaceTime? Tutti quelli che non hanno un iPhone. Appunto, se non avete un iPhone non potevate usare FaceTime. No, non so che avevano fatto gli aggiornamenti per poter collegare anche le persone tipo Android, però da adesso è comunque molto più semplice, perché da adesso tutti potranno usare semplicemente FaceTime senza neanche scaricare l'app, ma solamente da browser, perché vi andrete a inviare un link. Se andate su FaceTime ci sarà appunto in alto a sinistra crea link. Da lì voi potrete semplicemente copiarlo e incollarlo e condividerlo con i vostri amichetti, e si creerà una stanza dove potrete parlare comodamente. Tutti diranno, ma come, c'è già WhatsApp, c'è Instagram? Ragazzi, diciamo la verità, io ho sempre amato FaceTime, è anche quello che ho sempre usato di me.
meno, proprio perché chi ha iPhone, cioè siamo fra i miei amici, ce n'è tanti, sono veramente pochi quelli che hanno Android, però se ce n'è sempre uno che ha Android, che devi fare, lo devi escludere? No. E allora per forza si faceva su WhatsApp, che fa schifo, cioè veramente quella di WhatsApp è tremendamente imbarazzante, la compressione che usano è orribile, è scomoda, non mi piace. FaceTime per me è sempre stata la migliore, Instagram lasciamo perdere, quando faccio le, mamma mia, le videochiamate su Instagram è una cosa fastidiosissima. Quindi da adesso è comodissimo, se siete contro iPhone e appunto contro Apple e non volete avere, facciamo su FaceTime comunque, è un link e da browser potrete collegarvi senza scaricare nulla e neanche registrarvi. Non l'ho ancora provato, lo proverò, speriamo sia veramente così comodo per gli altri. Passiamo adesso a un'altra rivisitazione, restyling più o meno, che hanno fatto ragazzi è Safari. Safari è cambiato praticamente quasi tutto nell'interfaccia, sì, direi già dai pannelli, non sono più appunto in fila come, ecco, delle pagine in colonna, come, sì, avete capito, ma adesso sono letteralmente delle pagine, dei fogli spostati. Adesso vi devo dire la verità, prima impatto ho detto oddio che casino, mi sono abituato in 2 minuti così, Safari si è già abituato e mi vanno benissimo così, in questo caso i pannelli. La cosa che non mi ha fatto tanto abituare così velocemente ragazzi è stata, cioè, quando aprite un pannello e dovrete andare a cercare qualcosa, come vedete è in basso la ricerca, ma ovviamente potete anche metterla in alto se siete scomodi. Io vi direi di fare qualche ora, qualche giorno con la ricerca in basso e poi potete tornare anche in quella classica se siete più scomodi. Che cos'è comodo? È comodo il fatto che se ce l'hai in basso puoi switchare semplicemente con il pollice da un pannello, quindi da una pagina all'altra. Fighissimo, però non lo so, se siete comodi usatelo, altrimenti non cambia nulla. Se siete dei paranoici, ecco, vediamo adesso gli aggiornamenti per noi paranoici. Primo, hanno cambiato, no, non hanno cambiato nulla, hanno aggiunto, scusate, in foto delle info, e dico tutte le informazioni che ci possono essere su una fotografia. Basta andare su una foto casualissima, premere info e vedrete il luogo dove è stata scattata, se avete abilitato il GPS. Poi parleremo dopo del GPS e di un'altra funzione super figa, quindi rimanete sintonizzati. E poi ovviamente potrete vedere la qualità, il formato, gli FPS se è un video, il peso, dei megabyte. Questo è veramente comodissimo, appunto in qualche modo si poteva vedere anche prima, non è che erano inaccessibili, era solo un po' più complicato e macchinoso, adesso è tutto lì, comodissimo. I bitrate credo anche, il nome, e potrete anche forse rinominarlo, appunto la data eccetera, e tantissime informazioni. Sì, praticamente vedrete anche dei dati EXIF se fate le foto, quindi come per una reflex, se fate una foto in modalità ritratto, quindi con l'apertura del diaframma, gli ISO eccetera. Questa roba è fantastica. Appunto, parlando di un aggiornamento super figo, e questo qua ragazzi per noi paranoici è fantastico, ma in realtà credo per tutti. Adesso ragazzi, se andate su impostazioni, il vostro nome, appunto nell'iCloud, e scorrete fino a dov'è, mi raccomando usate sempre l'applicazione dov'è, ci ho già fatto un video, sì, era il video dei 5 trucchi per l'AirPods dove parlerò di dov'è, andatelo a vedere. Appunto potrete abilitare la condivisione, vabbè, a parte della posizione del vostro telefono, ma soprattutto il vostro iPhone, se punterete questa opzione sarà attivo il GPS per sempre. Non esageriamo, però è una figata, perché cosa succedeva prima? Se voi spegnevate, cioè, bruttissimo caso, tocchiamoci, vi rubano il telefono e non potrete, cioè, se non lo accendono non potrete più ritrovarlo. Non lo so, cioè è complicato, perché comunque non è, funzionava così benissimo il GPS. Se il telefono era spento, addio. Adesso ragazzi, se il telefono è spento e avete abilitato appunto questa opzione, il GPS rimarrà attivo. Questa cosa non so come possa funzionare, cioè sì, ho idea come possa funzionare, è una figata assurda. Quindi se noi andiamo a spegnerlo, come vedete uscirà la scritta iPhone rilevabile dopo lo spegnimento, con il simbolino della posizione. Quindi questo vuole dire che dopo lo spegnimento, se nel bruttissimo caso dovesse sparire, potrete comunque ritrovarlo e il GPS continuerà a funzionare. Questa cosa ragazzi è fenomenale. Adesso per ultima, ma no, per meno importante, no vabbè dai, è abbastanza più che altro comodo, potremo andare ad aggiungere ragazzi i suoni durante le nostre sessioni di musica con le nostre AirPods. Infatti le AirPods qua saranno molto comode, potrete anche usarlo senza, cioè anche col telefono, però comunque se avete delle cuffie è molto più immersivo in tutto ciò. Ovvero sto parlando dell'aggiunta dei suoni durante l'ascolto di musica o qualsiasi cosa. Infatti se andiamo in accessibilità, contenuti audiovisivi e suoni di sottofondo, potremo andare a modificare, scegliere i suoni di sottofondo e regolarne il volume e scegliere i tipi. Ad esempio c'è rumore rosa, bianco, cosa vuol dire poi? Io ad esempio ho scelto l'uscello, prima c'era pioggia, oceano, deve essere veramente rilassante. Voi potrete andare ad attivare e potete ascoltarvi la musica su Spotify, su YouTube, dove volete, o anche semplicemente in generale mentre usate l'iPhone, e vi dovrebbe rilassare. Io direi di combinare questo con una delle vostre app preferite di meditazione, deve essere veramente figo. Io li usavo spesso per addormentarmi con Google, chiedevo a Google se poteva mettere qualche suono rilassante, poi da un timer per spegnersi, perché se mi addormentavo rimanevo nella foresta per tutta la notte ed era abbastanza comodo. Immaginatelo con le AirPods mentre ascoltate la vostra musica preferita o mentre fate meditazione, deve essere una cosa veramente comoda. Quindi ragazzuoli, ecco, spero che vi siano piaciuti questi 7 magnifici trucchi di iOS 14. Ne arriveranno altri probabilmente in futuro, perché farò una lista di trucchi di iPhone che nessuno ancora conosce. Questo è palesemente il mio ex format, cioè ancora attivo, di trucchi di iPhone. Quindi ragazzuoli, se questo video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi, commentate, da Simone di tutto e adios. We'll be right back.